A quasi 3 anni dal lancio, la regina del mercato automobilistico è ancora lei, la Uno. È nettamente la vettura più venduta in Italia e la seconda in Europa, superata soltanto dalla Golf, ma di poco. La versatile berlinetta Fiat stuzzica la fantasia elestro di stilisti, carrozzieri ed arrangiatori che si sbizzarriscono a ricavarne le versioni più strane e più ricercate esteticamente. Ci ha provato anche Paolo Martin, 43 anni, designer veneto di origine e torinese d'adozione, che ha realizzato questa Uno monovolume. È una ricerca di coupé per una possibile produzione di serie. Realizzata in esemplare unico dalla carrozzeria torinese Maggiora, la Uno monovolume è nata dalla esperienza acquisita da Martin negli anni della sua intensa e feconda collaborazione con Michelotti, Bertone, Pininfarina, Ghia e Guzzi Benelli. Veloce ed essenziale, è piena di concetti innovativi riguardanti la sicurezza attiva e passiva e l'aerodinamica. Sono contenuti tecnici studiati per comportare un costo minimo, dato il carattere semi-utilitario di questa classe di automobili, la categoria che va per la maggiore in Europa. A parte la forma diversissima, la monovolume di Paolo Martin rispetto alla Uno berlina è un po' più larga, un po' più bassa, mentre non presenta differenze di lunghezza né di peso. È equipaggiata col motore 1.3 della 1.70, ma sarebbe adatta ad una sovralimentazione con turbo che la spingerebbe a oltre 200 orari di velocità. Il padre di questo prototipo ha idee ben precise riguardo all'auto dei prossimi decenni, tendenza ad occupare sempre meno spazio e ad impiegare motorizzazioni sempre più ridotte, tanta tecnologia ma a patto che costi poco, materiali prevalenti, ceramica e plastica. La preoccupazione dei costruttori sarà volta alla ricerca di sempre maggiore e più razionale utilizzo dello spazio interno della vettura. Secondo Martin, si va verso la riduzione della strumentazione, dunque cruscotti più essenziali e più semplici.